Una città scolpita nel tufo. Siamo a Sorano, in provincia di Grosseto. Vista dall'alto, la cittadina sembra un luogo sospeso nel tempo. Qui nel corso dei secoli il paesaggio è stato modellato, modificandone l'aspetto, ma conservando i colori di quella che gli archeologi chiamano Etruria meridionale, quel pezzo d'Italia centrale che comprende la Maremma toscana e quella laziale da Grosseto a Viterbo fino alle porte di Roma. Il colore è quello del tufo, un materiale vulcanico facile da lavorare. Ai bordi della Rupe di Sorano le case sono state costruite direttamente sulla roccia e anche per realizzare il cosiddetto Masso Leopoldino, che ha l'aspetto di una fortezza con una grande terrazza panoramica, il tufo è stato scolpito con maestria. Questo materiale è stato utilizzato dagli Etruschi anche come fondo per le cosiddette vie cave, un affascinante reticolo di strade scavate a cielo aperto, una sorta di giganteschi corridoi che collegavano le città dei vivi a quelle dei morti, come la strada che da Sovana porta alla necropoli di Poggio Prisca. Necropoli ricche di tesori come sculture preziose raffiguranti leoni, divinità etrusche, tesori custoditi nei musei del territorio e che rimandano al patrimonio di cultura e conoscenza arrivato a noi da una civiltà antichissima.